Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule, e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi, emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi, prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un'esule. Davanti a loro, uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule, e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro. Così dice il Signore Dio. Questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai, io sono un simbolo per voi. Quello che ho fatto io sarà fatto a loro, saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio.